Sainz Leclerc, batticuore a Monza negli ultimi giri del Gran Prix 2023 italiano. I due alfieri della Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, hanno dato alla luce un emozionante duello per la terza posizione finale. Il che significava la presenza sul prestigioso podio di Monza, di fronte al Tadeo Fred Fans. E la lotta è stata senza esclusione di colpi, completa di distaccati al limite, ruote fumanti e tagli alle tracce. Alla fine, Sainz, autore di The Pole Position sabato, con Leclerc che si è unito ai giornalisti, si è unito al preside del team Frederick Vasseur, facendo la mossa di misurare la sua frequenza cardiaca. I due Ferrari hanno quindi raggiunto sano ciao al traguardo, dare uno spettacolo e conquistare chiaramente il palmo di davanti agli altri dietro la Red Bull irraggiungibile, che ha allineato 15 successi consecutivi tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Analisi di Rosberg: coloro sono rimasti po' stupiti dall'atteggiamento Leclerc era nonico. Rosberg ha dedicato un lungo e interessante esame ciò è accaduto nel podcast Sky Sport UK. Ricordo io stesso. In Bahrain dopo la partita ho detto wow. È stata la battaglia più divertente abbia mai avuto. Divertimento. Ma siamo piloti e dobbiamo sempre essere po' di attori Hollywood. Ovviamente non siamo sempre in grado di dire la verità. Perché corriamo il rischio che possiamo tornare. Per questo motivo stavo osservando Charles, era appena stato picchiato dal suo compagno di squadra, che lo ha anche mandato fuori dalla corsa alla chicane, ha detto è stato molto divertente. Un grande giorno. Bevendo una birra con Carlos, ho guardato da lui e mi chiedevo se fosse sincero o se stesse facendo come me, dicendo l'esatto contrario di ciò che provava. Ma penso che fosse piuttosto sincero e pensavo fosse troppo bravo ragazzo già in qualificazione, quando lo permetteva la squadra della Ferrari per dare a Carlos due volte, invece di fare una volta ciascuno. Ma è solo un ragazzo super bravo. Ma probabilmente è un po' troppo.